Buonasera, spero mi sentiate. Se è così, come spero, appunto, possiamo dare inizio a questo incontro. Fate cose con una notevole puntualità. Come prima cosa vorrei ringraziare gli ascoltatori che vedo che sono già molto, molto numerosi e questo è uno dei vantaggi, non sono tanti, ma questo è uno di questi seminari che si possono fare a distanza e quindi consentono di partecipare senza lunghi viaggi e vedo che continuano ad aumentare. Ringrazio poi la dottoressa Marina Fedeli e il dottor Emanuele Sorichetti che si sono dichiarati disponibili a fare da interlocutore al professor Hoffman all'interno di questa presentazione, che in realtà è anche un'occasione per discutere temi di sicuro interesse. E naturalmente ringrazio soprattutto il professor Tobias Hoffman per essere qui, almeno in video, e per aver voluto presentare il suo volume recentissimo, perché è del 2021, in una delle sue prime occasioni, proprio all'interno delle attività della Cattedra di Storia della Filosofia Medievale dell'Università di Macerata, con la quale in realtà c'è un rapporto abbastanza lungo e fruttuoso col professor Hoffman. Il professor Hoffman non ha bisogno di presentazione all'interno dell'ambito della medievistica. Ma visto che ci possono essere anche fra i presenti molti studenti che non sono addentro a questi aspetti, molto brevemente, per non togliere spazio alla parte centrale del nostro incontro, cioè alla discussione di temi filosofici, in particolare della teoria della volontà, dico poche cose sul professor Hoffman. Il professor Hoffman è attualmente professore ordinario alla Catholic University of America a Washington DC e si è sempre occupato prevalentemente, poi mi correggerà se faccio un'approssimazione troppo grossa, del periodo che va fra la metà del XIII secolo al primo quarto del XIV secolo, diciamo con degli sconfinamenti naturalmente in altri settori. Il suo tema di interesse originario era quello metafisico, in particolare dell'esemplarismo, sul quale ha pubblicato un volume sulle idee di Scotto, Francesco di Merone e altri, appunto. Ma il suo interesse, insomma, pur rimanendo anche su questi temi, si è poi focalizzato sul tema di cui parleremo stasera, sul tema della volontà. Su questo tema ha pubblicato un numero elevatissimo di contributi in volumi e riviste, e ha curato anche alcuni volumi collettanei, oltre a tradurre anche dei testi di Scotto in tedesco sulla volontà, in particolare due volumi collettanei curati anche da lui, uno intitolato Weakness of Will, From a Plato to the Present, del 2008, mi sembra, e l'altro, più recente, del 2013, Aquinas and the Nicomachean Ethics. Quindi il lavoro che il volume che presentiamo oggi, Free Will and the Rebel Angels, è quindi il frutto di un'attività di ricerca e di pubblicazioni più che decennale. Ed è anche una fatica che in parte ho visto compiersi nell'anno in cui Tobias è stato visiting professor a Macerata, che è una fatica notevole che si è protratta a sua volta per 2 o 3 anni, credo, insomma, alla fine. Quindi è un libro molto importante, molto bello, come questo è un giudizio personale, ma è veramente, fa il punto su una situazione, su un tema di grande interesse relativamente complesso. Io aggiungo soltanto un'osservazione, poi se ne verranno fatte
naturalmente molte altre nel corso della presentazione, sull'importanza di questo volume, che a mio parere va anche, va sicuramente al di là dell'ambito specifico della storia della filosofia medievale, perché in realtà mette in luce e studia uno snodo che è fondamentale per la comprensione anche della modernità. Cioè, per dirle in due parole, meglio lo dirà poi immagino il professor Hoffman, l'impatto che la traduzione dell'Etica Nicomachea intorno al 1250 produce su un paradigma, se vogliamo chiamarlo così, agostiniano-anselmiano, sufficientemente stabilizzato nella riflessione teologica e filosofica del periodo. Come dire, il contatto fra queste due tradizioni, quindi una tradizione greca che arriva dopo in realtà quella latina di agostiniano-anselmiana, e quella agostiniano-anselmiana produce una serie di interazioni che mettono a nudo parecchi problemi dell'azione volontaria, e quindi si apre la stagione classica della divisione fra intellettualisti e volontaristi, soprattutto, anzi, essenzialmente dopo Tommaso. Ora, da questo collegamento, da questa unione e scontro, alle volte, o assimilazione di concezioni per noi radicalmente diverse, ma non così per i medievali, della psicologia dell'atto volontario, nascono poi delle concezioni che saranno quelle che a loro volta saranno oggetto di dibattito nella filosofia moderna. Quindi le ritroveremo in filosofi come Cartesio, Hume, Locke o fino a Kant. Quindi, ripeto, come mia convinzione su molti temi, la filosofia medievale è il punto di partenza per comprendere anche non soltanto la filosofia medievale in sé, ma anche la storia della filosofia nella sua continuità dall'antichità appunto al presente. Quindi questo libro ha anche sicuramente questo interesse, oltre naturalmente a molti altri. Prima di dare la parola al professor Hoffman, devo dire alcune cose, alcune notazioni tecniche. Una è questa: la casa editrice, la Cambridge University Press, per questa occasione, per questo incontro, ha offerto uno sconto per l'acquisto del volume, così come anche la possibilità di scaricare un capitolo o due del testo stesso. Informazioni più dettagliate le trovate nella chat che vengono caricate in questi minuti. Ecco, è stato caricato adesso. Per come dire, dare delle regole al dibattito successivo, quindi l'incontro si svolgerà con una relazione introduttiva del professor Hoffman, degli interventi dei dottori Fedeli e Sorichetti, dopodiché naturalmente si aprirà un dibattito aperto ai partecipanti. Ci sono due modi di prenotarsi e intervenire. Uno è quello di prenotare appunto un intervento a voce. In questo caso bisogna usare l'icona che vedete nel vostro video a destra, c'è l'omino con la mano alzata, che corrisponde, credo, ecco, a chiedi la parola. Ecco, cliccando su quello ci si prenota, dopodiché verrà data la parola nell'ordine di prenotazione. Un altro modo può essere mandare una domanda, possibilmente breve, in chat, e queste poi verranno lette, eventualmente raggruppate se saranno simili e numerose, e anche queste verranno comunque proposte al professor Hoffman. Ultima cosa, invece interna all'attività dell'Università di Macerata, questo incontro consente di acquisire dei CFU per il proprio curriculum. Però vi ricordo che perché i CFU siano attribuiti è necessario che gli studenti che stanno seguendo presentino una breve relazione sull'incontro stesso, come è la regola del nostro corso di laurea. Quindi questa relazione vi chiedo di inviarla poi a Marina Fedeli all'indirizzo che c'è nella locandina. Quindi verranno raccolte e poi verranno presentate al Consiglio di Corso di Laurea per l'attribuzione dei crediti. Credo di aver detto tutto, anche le cose più noiose.
Ah no, ecco, dimenticavo un ultimo particolare. Questa seduta viene registrata e quindi è importante che anche chi interverrà sappia che appunto il suo intervento sarà registrato in voce, credo anche in video, e quindi per le norme della privacy è opportuno ricordarlo. Bene, la parte più noiosa dell'incontro è finita, finalmente adesso possiamo andare invece in merito alle cose, il motivo per cui siamo qui. Intanto comunque si è aggiunto, sono aumentati i partecipanti, quindi è stato anche utile questo mio breve introduzione. E a questo punto passo immediatamente la parola al professor Hoffman che ci esponga appunto come crede le linee guida di questo suo lavoro. Grazie. Sì, allora, ringrazio innanzitutto, prima di entrare in merito, vivamente il professore Guido Alinei per le sue parole introduttive molto cordiali. Infatti, la nostra amicizia è nata proprio un'amicizia nata per ci siamo conosciuti per le nostre pubblicazioni. Mi ricordo che un collega mi ha fatto vedere che devo leggere questi articoli del professore Guido Alinei, e poi ad un certo punto mi è arrivato un invito a un convegno a Macerata, che fu amore a prima vista con la città e con tutto il dipartimento, con le persone che ho conosciuto. Per me è una gioia particolare quindi fare questo intervento con l'Università di Macerata, che per me, anche per me, è un primo, è la prima presentazione del libro. Con Covid c'è incertezza si pensava di farne un'altra, ma si vedrà. Ecco, visto i miei nessi particolari con Macerata, per me è un onore particolare. Stato, appunto, come il professore aveva accennato, sono stato per un anno a Macerata a fare la redazione, diciamo, principale del libro. Cioè, era un anno concentrato in cui ho approfittato del dialogo, innanzitutto con il professore Alinei, con altri. C'è stata un'accoglienza bellissima, anche da parte degli altri professori, per cui vorrei anche ringraziare in questa occasione. Infatti, perché Macerata? Non ci sono tantissime persone al mondo che conoscono bene la materia del libro Vitruvio, non solo nei grandi autori, diciamo Tommaso o Scotto, ma anche in altri autori meno conosciuti, per cui Macerata era una tra le scelte, diciamo, top già da questo punto di vista della competenza. Finisco prima di entrare nel merito del libro con una nota tecnica. Se succedesse che per la mia connessione non fosse buona, chiederei agli organizzatori di farmelo segnalare, io mi potrei spostare in un altro posto dove sarei più vicino al router. Bene, allora dico una parola breve sul problema di base del libro, poi sul contenuto del libro e il risultato. Questo libro è innanzitutto stato fatto per un interesse mio alla psicologia morale, quindi alla questione innanzitutto del rapporto intelletto e volontà. Gli angeli, cioè il libro è Free Will and the Rebel Angels, gli angeli però sono veramente secondari al libro stesso, all'interesse del libro, nel senso che il libro lo concepisco innanzitutto come un libro sul libero arbitrio, e per ragioni che si vedranno è stato opportuno includere delle considerazioni sugli angeli. L'interesse di fondo riguarda due temi connessi: il libero arbitrio e l'origine del male morale. Infatti, per capire meglio il funzionamento, le condizioni del libero arbitrio, è utile guardare il male morale. Perché? Perché cioè, si prende per scontato che rispetto al male
quando si fa il male si avrebbe potuto fare il bene, quindi mette a tema le possibilità alternative. Per cui, ecco, questi due temi, libero arbitrio, origine del male. In termini di psicologia morale, quello che mi interessa è il rapporto fra conoscere e volere libero. Cioè, come il volere libero o come la libera scelta nasce da una conoscenza o da un giudizio pratico. Ecco, questo è un tema e un secondo tema anche esso connesso al primo, il rapporto fra cattiveria e ignoranza. Perché quanto più si lega il volere libero alla conoscenza, tanto più si deve spiegare la cattiveria per un problema di difettuosa conoscenza, quindi di ignoranza o di mancanza di attenzione o di errore. Quindi praticamente il tema è un tema che almeno vecchio come il problema socratico, no, dell'origine del male, se è davvero nella ignoranza come la pensa Platone o se invece il male nasce da qualcosa di più che semplicemente il fatto di non saper meglio. Allora, a partire di Tommaso nel Medioevo, in parte in reazione a lui, i pensatori medievali che discutevano i temi della libertà si sono divisi in due campi principali, non nettamente, non sono monolitici, granitici, però ha senso dividerli come intellettualisti e volontaristi. Vediamo brevemente come sono diversi rispetto al problema prima del rapporto fra conoscere e volere libero. Gli intellettualisti dicono che il volere segue precisamente il giudizio pratico della ragione di quello che vale la pena essere desiderato o scelto. Cioè io voglio, io scelgo, io desidero esattamente come io giudico che vale la pena. Vale la pena volere. I volontaristi invece dicono che non controlliamo la nostra conoscenza, invece controlliamo le nostre scelte. Allora, se non controlliamo veramente la nostra conoscenza, ma se controlliamo le nostre scelte, vuol dire che il volere non segue precisamente il giudizio della ragione. Quindi i volontaristi sostengono che la mia volontà può volere contro il mio giudizio di quello che credo sia meglio fare. Il mio giudizio su quello che è meglio fare, secondo loro, sarebbe deterministico, ma la volontà diventa libera proprio per il fatto di poter abbandonare il giudizio. Cioè, per cui se giudico che vale la pena, non lo so, scrivere questo lavoro che devo fare per, cioè come, in quanto studente, poniamo, devo scrivere questo paper per questo lavoro scritto però non ho voglia, allora la volontà può, che devo correggere il paper, potrei dire che potrei avere un giudizio chiaro che devo fare una cosa, ma la volontà potrebbe opporsi. Quindi questo è brevemente, poi le cose ovviamente sono più complessa di quanto ho detto, possiamo entrare in più dettagli volendo, più nella discussione. Questa era l'opposizione fra intellettualisti e volontaristi rispetto al rapporto fra conoscere e volere libero, come sono diversi rispetto al problema della cattiveria e ignoranza. Per gli intellettualisti, un atto cattivo della volontà presuppone una conoscenza difettuosa. Per loro si sceglie il male per ignoranza del vero bene o per un giudizio pratico sbagliato. Mentre per i volontaristi, se fosse come gli intellettualisti dicono, allora la cattiveria non sarebbe altro che aver sbagliato. Allora la cattiveria meriterebbe compassione e non incriminazione. Per questo i volontaristi dicono che si fa il male per pura cattiveria, non per un errore della ragione. Adesso, brevemente, perché quindi con tutto ciò c'entrano gli angeli, il peccato angelico?
Qui possiamo fare il paragone con gli scienziati di oggi che hanno un laboratorio, che fanno gli esperimenti. I pensatori medievali facevano degli esperimenti di pensiero e per farli tante volte il contesto era la teologia. Io ho notato che, cioè, diciamo, quindi gli autori medievali hanno due motivi per interessarsi al peccato dell'angelo. Uno, il motivo teologo e teologico, che devono, per il loro curriculum degli studi, devono studiare il peccato angelico per la teologia. Ma poi ho notato che forse cominciando con Tommaso, ma poi è un trend che va avanti facilmente fino al 300, forse oltre, che questi temi teologici tante volte sono affrontate con un interesse innanzitutto filosofico, direi. Quindi l'angelo porta davanti a noi l'ipotesi di un agente perfetto, quindi di una persona che agisce con un intelletto perfetto, non divino, ok, però perfetto, e con un volere che non ha nessuna inclinazione previa al male, come ce l'abbiamo noi, che facilmente siamo attirati dal male. Gli angeli non hanno un corpo, per cui non hanno delle passioni che interferiscono con un giudizio, per cui sono, come dire, sono gli agenti ideali, sono un contesto ideale per capire il rapporto fra conoscere volere libero e fra cattiveria e ignoranza. Questo scenario, però, che ecco quale scenario. La teologia dice che gli angeli sono stati creati tutti bene, come buoni angeli, abbastanza. Subito dopo la loro creazione, alcuni si sono ribellati contro Dio, altri no. Quindi alcuni hanno fatto una scelta buona, alcuni hanno fatto una scelta cattiva. Questa scelta è per me al centro della questione, quindi del libro. Com'è possibile una scelta in condizioni ideali? È un problema per gli intellettualisti perché dicono che la scelta cattiva ha l'origine in qualche modo nell'ignoranza o in qualche altro difetto della conoscenza. Però sembra che gli angeli non abbiano un difetto di conoscenza. Quindi è un problema per gli intellettualisti dire come un agente perfetto possa fare una scelta cattiva. Ma in realtà anche per i volontaristi è un problema, e questo è interessante, perché i volontaristi insistono che la scelta poteva essere fatta senza ignoranza, senza errore, ma allora si pone la domanda perché una persona farebbe un atto che va contro il suo interesse. Perché cosa succede con gli angeli cattivi? Loro per sempre saranno infelici. Cioè, in termini teologici, vanno all'inferno, mentre gli angeli buoni eternamente vanno in cielo, sono felici. Allora, perché un angelo, o un agente, diciamo, un agente ideale, perché farebbe qualcosa che chiaramente è contro il suo interesse. Ecco, questa è la questione, diciamo, l'origine del libro, l'interesse del libro, il contesto. Adesso dico un po' di parole sul contenuto, come quindi si svolge il libro. Allora, il contenuto, il periodo di base è quello diciamo, mi concentro sugli anni 1200 a 1320, quindi 100 anni di storia della filosofia. Il criterio per me è stato, comincio con la ricezione dell'etica di Tommaso, o diciamo più precisamente la ricezione della teoria dell'azione di Aristotele. Di Aristotele, se ho detto Tommaso ho sbagliato, cioè negli anni 1220 si comincia a
leggere la teoria di azione di Aristotele o nelle prime traduzioni frammentate dell'Etica Nicomachea, o tramite autori come Giovanni Damasceno e altri che hanno una teoria aristotelica che sono stati tradotti in latino nel secolo precedente, ma che poi sono state ricevuto nella teologia in quegli anni. Finisco con Occam, che è sempre, cioè un po' arbitrario, potrei andare avanti oltre Occam, ma è sempre bello venire con Occam, diciamo. La prima parte del libro, che copre più di metà del libro, ha 5 capitoli, e lì c'entra poco con gli angeli. È un riassunto del dibattito sul libero arbitrio in quanto tale. Premesso da un capitolo, il primo, che è dedicato alle fonti maggiori del dibattito del 200-300, che sono Anselmo d'Aosta, Bernardo di Chiaravalle, Pietro Lombardo e poi appunto Aristotele. Dico e poi perché Aristotele è stato recepito dopo questi altri. Ho cercato di raccontare quanto più la storia di quel dibattito dalla prospettiva degli autori stessi. Cioè discutendo chi era importante all'epoca, a prescindere di chi è dimora oggi. Quindi non è una narrativa Tommaso, Scotto, Occam, ma ci sono molti autori che magari non avete mai sentito nominare, che però trovo che proprio le persone meno conosciute sono quelle che ci aiutano a capire di più cosa è successo davvero ai tempi, anche perché tante volte le persone meno conosciute a noi erano più importanti all'epoca. Questo sarebbe un tema a sé, a parte, ma mi ha fatto impressione che, ad esempio, all'inizio, anche tra i domenicani stessi, tante persone preferivano Enrico di Gand a Tommaso, tanto che i domenicani hanno dovuto intervenire per far leggere ai domenicani Tommaso anziché Enrico di Gand. Quindi, la prima parte. La storia del libero arbitrio nel 200, inizio 300. La seconda parte è dedicata al problema del male da una prospettiva più metafisica che psicologica, cioè come una persona buona può scegliere il male. E non è banale questa domanda, perché non è che facilmente si può dire: una persona buona sceglie il male perché è libera. La domanda è: come può una persona che ha una buona volontà fare un atto cattivo? Perché tutte le persone, secondo il cristianesimo, sono state create buone. Quindi, come può qualcuno con una buona volontà volere il male? Questo problema è stato discusso da Agostino in varie opere sue. Lui è stato quasi, come dire, sta è stato uno dei temi più, come dire, con i quali lui ha combattuto. Quindi comincio con Agostino, finisco poi con gli autori dell'inizio 300. Quindi vado oltre alle solite, come dire, narrative di questo problema in cui ci si concentra solo su Agostino o solo su Tommaso. Gli altri autori sono quasi mai considerati negli studi. La terza parte invece poi è proprio sul peccato degli angeli. In 3 capitoli, cioè un capitolo discute come gli intellettualisti spiegano il peccato dell'angelo. Un altro capitolo come i volontaristi lo spiegano, e poi come ambedue spiegano uno scenario che secondo il cristianesimo, appunto, chi ha fatto una scelta buona o cattiva non può più tornare indietro. Quindi innanzitutto cosa rende gli angeli cattivi ossessionati nel male, ostinati nel male, come si dice. Allora, cosa è, in poche parole, e sto per finire questa breve presentazione, cosa è in poche parole il risultato del libro?
scelta del male in generale, come il peccato degli angeli in particolare, mette in evidenza che né un intellettualismo radicale né un volontarismo radicale possono spiegare adeguatamente l'agire libero. Gli intellettualisti non lo possono spiegare perché la scelta cattiva è più che un errore fatto per sbaglio. Quindi non si può ricondurre completamente questa scelta alla conoscenza. Però anche i volontaristi non possono spiegare pienamente questo atto perché, per il motivo che ho già detto prima, sembra poco credibile che una persona vada contro quello che evidentemente è contro il suo interesse. Faccio un ultimo punto, prendendo spunto a una cosa che il professore Ney ha detto. Uno potrebbe chiedersi, ma cos'è il contributo di Aristotele proprio in questo tema? Cioè, perché per Aristotele si può dire che c'erano gli angeli, cioè le sostanze separate, però erano degli esseri così perfetti che non avevano potenzialità, quindi non c'era assolutamente all'orizzonte la possibilità che potevano cadere nel male. E in più, per Aristotele, lui non parla di libero arbitrio da nessuna parte, non parla della volontà come la conosciamo noi o come i medievali la prendono per scontato. Quindi come mai Aristotele è così presente in quelle discussioni sulla libertà e addirittura nelle discussioni sugli angeli? Quello che Aristotele ha contribuito per il Medioevo non è tanto che lui avesse una teoria della volontà o del libero arbitrio perché non ce l'aveva, ma che spiegava l'azione umana in un modo che era sconosciuto ai latini, in modo così fine. Quindi, spiegando l'azione per i medioevi, per gli autori medievali, spiegava la libera. Per cui, con una psicologia morale molto più raffinata, grazie a Aristotele di prima, potevano fare come un nuovo inizio a questo dibattito, un nuovo inizio che quindi aveva le sue frizioni, perché un autore molto aristotelico, almeno che prova di essere molto aristotelico come Tommaso, è una posizione che dopo dà scandalo a quelli che dicono che così, collegando la libertà così tanto alla conoscenza, si perde infatti la libertà stessa. Ecco, io finisco qua. Sì, prendo appunto, sono contento di cominciare il dialogo. Benissimo, grazie Tobias per l'esposizione molto chiara ed esauriente del contenuto. Per entrare più nel merito di alcune questioni, passo la parola appunto al primo relatore, cioè la dottoressa Fedeli, che quindi può porre la domanda che ha pensato. Grazie professore, grazie soprattutto al professor Hoffman per aver partecipato a questo incontro. Io per prima cosa volevo complimentarmi con l'autore perché veramente il volume affronta un tema importante studiato come quello del libero arbitrio, dell'origine del male, offrendo però una prospettiva nuova. Io ho avuto modo di vedere a Macerata la fatica dell'autore, però devo dire che leggendo il libro questa fatica non si vede assolutamente, anzi sembra che questi temi siano proprio il pane quotidiano. Secondo me il libro si legge veramente bene e secondo me è fruibile sia agli specialisti del settore che vogliono quindi approfondire alcune tematiche oppure vogliono conoscere autori i cui testi sono ancora inediti, come ad esempio Giovanni di Puglì, ma è fruibile anche da chi si affaccia per la prima volta a conoscere questi temi, perché per ogni problema filosofico, per ogni argomento, c'è tutta l'origine, la ricostruzione del contesto e questo secondo me aiuta uno studente, ad esempio, che per la prima volta vuole leggere questi argomenti. Credo che questo sia un grande merito di questo volume. E
credo che diventerà uno di quei libri fondamentali per chi vuole conoscere poi il dibattito medievale sui temi del libero arbitrio e sull'origine del male. Non voglio rubare altro tempo, quindi parto subito con la mia domanda, così lasciamo la parola al professor Hoffmann. Uno dei temi che è stato richiamato poco fa, quindi uno dei temi fondamentali del volume, è il rapporto tra intellettualismo e volontarismo. In particolare il rapporto proprio tra l'intelletto e la volontà, cioè quella relazione tra la conoscenza di un oggetto desiderabile e la volizione di questo oggetto. Ora, leggendo la prima parte del volume, si nota che c'è una nozione fondamentale, come quella della volontà come appetito razionale. Appunto di questa nozione se ne fa tutta l'origine da Aristotele in poi e se ne fa capire come a un certo punto diventa fondamentale per il dizionario filosofico del XIII secolo. Ora, un punto interessante secondo me è che questa stessa nozione della volontà come appetito razionale noi la troviamo in due autori che però hanno due teorie molto diverse tra loro. Se appunto, come diceva prima il professore Linnei, possiamo parlare propriamente di intellettualismo solo dopo Tommaso, però in un certo senso in Tommaso troviamo comunque la superiorità dell'intelletto sulla volontà. E invece in Enrico Enrico ci dice proprio: la volontà è il primo e universale motore in tutto il regno dell'anima. Eppure entrambi gli autori partono da questa medesima nozione di volontà come appetito razionale. Quindi la mia domanda è: che cos'è che spinge questi due autori a conclusioni così diverse, pur partendo da una nozione importante come quella dell'appetito razionale, che è comune tra loro? Grazie, molto per la domanda, molto chiara, e anche per le parole introduttive molto generose. In più approfitto anche a ringraziarti, ci chiamo le tue ovviamente, per l'organizzazione insieme al dottor Emanuele Sorichetti e al professore Lini. Comincio brevemente per dire cosa hanno in comune, come hai detto tu. Hanno in comune quindi questa nozione di appetito razionale. Cosa vuol dire? La volontà come appetito razionale vuol dire in realtà due cose diverse in ambedue. Questo già spiega in parte come sono cose diverse. Perché per Tommaso, direi, è quasi... Lì Tommaso è forse l'unico nel 200, nel suo secolo, che concepisce la volontà come appetito razionale, quindi come capacità di desiderare o scegliere, che segue la ragione, in un modo rigoroso. Cioè, per Tommaso, il volere non è altro che il riflesso, diciamo appetitivo o anche di avvicinarsi o di ritrarsi, avvicinarsi al bene e ritrarsi dal male, cioè, ma il riflesso a quello che la conoscenza dà. Cioè appetito razionale vuol dire che la volontà desidera e sceglie esattamente come la ragione dice di desiderare e scegliere. E lì però la ragione, bisogna essere chiari, non la ragione per forza come ragione, come retta ragione, autos logos in Aristotele, cioè la ragione anche come ragione egoistica, cioè se io penso che vale la pena, essere disonesto rispetto alle mie tasse, e se io faccio una deliberazione su questo, dico sì, allora è meglio che io cioè non dichiaro il mio salario, si arriva a questo giudizio pratico, la volontà non può che volere così fin quando non si cambia il giudizio pratico, no? Quindi per Tommaso appetito razionale vuol dire che la volontà è veramente non è altro che un riflesso appetitivo della conoscenza pratica, cioè la conoscenza pratica vuol dire la conoscenza che porta su questioni dell'agire. Ok, per Enrico Gall
L'appetito razionale, cioè la volontà come appetito razionale, lui prende questo concetto, forse lo prende proprio da Tommaso, perché ad esempio in Bonaventura ancora si trova pochissimo questo concetto, ma gli dà un significato leggermente, ma in realtà radicalmente diverso, cioè leggermente perché dice, ok, la volontà segue, cioè come dire, si può volere solo dopo aver conosciuto una certa cosa, ma una volta che la ragione ha dato un certo contenuto, la volontà è libera di volere in accordo con la ragione o contro la ragione. Ma perché quindi Enrico a questa posizione che si può volere contro il suo stesso giudizio pratico, no? Certo che se io penso che vale la pena fare una certa cosa, tutte le circostanze considerate, perché andrei contro la stessa mia convinzione? Appunto, come avevo accennato prima, Enrico teme che se non ci fosse come dire, qualcuno l'ha detto in inglese, un choice maker, se la volontà non avesse la possibilità di originalmente fare le scelte, se in termini diversi, se la libertà non fosse innata alla volontà, allora non saremmo liberi di fare altrimenti, di volere altrimenti, perché il nostro conoscere non è nel nostro controllo, se non tramite la volontà. Quindi se io non posso fare altrimenti che conoscere una certa cosa, come ad esempio non posso evitare di conoscere un triangolo come triangolo e non posso evitare di ragionare un sillogismo secondo la forma del sillogismo. Allora, se la conoscenza è determinata, per introdurre la indeterminazione devo ammettere che la volontà si può staccare dall'intelletto, quindi dal giudizio pratico della ragione. E poi lì alla fine hai accennato alla superiorità o meno della volontà dell'intelletto. Lì Enrico ha questa immagine divertente che è stata più volte notata dagli autori, cioè dagli studiosi, cioè sì, in un certo senso la ragione dirige la volontà, ma solo come un servo porta davanti al suo signore una lampada nella notte perché non si inciampi, mentre invece la volontà dirige la ragione, in quanto la volontà comanda la ragione di considerare una cosa, di riflettere su una cosa, di deliberare. Per cui, come dicevi anche tu, per cui la volontà è la regna, no, la regina, devo dire, la regina nel regno che sarebbe l'anima, che è un'immagine, se non sbaglio, neoplatonica, che è stata usata molto, molto da questi autori, no? L'anima come un minor mundus, come un piccolo mondo, dove in cui infatti la volontà sarebbe la regina e poi avrebbe i suoi consiglieri, per cui usa pure la ragione. E poi però decide lei. Grazie per la risposta, professor Hoffman. E a questo punto do la parola all'altro relatore, al dottor Sorichetti, che non vedo, ma Ci sono, c'è. sentitemi bene. Ringrazio il professor Alinei per la parola e per avermi concesso l'opportunità di poter intervenire alla presentazione di questo volume, alla cui gestazione ho avuto il privilegio di assistere, almeno in parte, durante il soggiorno del professor Hoffman presso la nostra sezione di Filosofia e Scienze Umane nell'anno accademico 2017-2018. Anno che ricordo con particolare piacere. Per cui grazie davvero. Mi unisco naturalmente agli elogi e alle rilevazioni della collega, soprattutto rispetto, diciamo così, alla conferma che ho avuto rispetto alle intenzioni, diciamo così, alle potenzialità
e alle prime novità scientifiche che avevo potuto proprio apprezzare in occasione del soggiorno della tesi del professor Hoffman, di questo ambizioso progetto editoriale che, come diceva l'autore stesso, non si presenta tanto come una monografia dedicata all'angelologia medievale, quanto piuttosto come un lavoro mirato ad assolvere il compito sicuramente più arduo di una ricostruzione minuziosa delle dottrine della libera volontà tra XIII e XIV secolo. Ecco, anch'io vado dritto al punto e alla domanda, in particolare tornando proprio sulla questione degli angeli. Lei, professor Hoffman, ha diciamo, specificato come il peccato degli angeli debba essere considerato come un laboratorio di ricerca, diciamo, come un esperimento mentale che serve agli autori medievali e ai maestri per testare la robustezza delle loro dottrine. Resta tuttavia una domanda che avrà sicuramente incuriosito molti dei numerosi partecipanti qui intervenuti, e cioè perché questo problema oggi diciamo, dovrebbe solleticare l'interesse di una giovane studentessa o di un giovane studente in filosofia a cui magari è stato insegnato che la materia teologica non può e non deve in nessun modo essere motivo o oggetto di indagine filosofica. Detto in altri termini, è davvero possibile trattare il problema del peccato dell'angelo come un problema filosofico, in senso lato, che può essere quindi investigato a prescindere dalla rivelazione? Grazie. Grazie, ringrazio anche a te vivamente, non solo per la domanda, ma anche per il lavoro fatto di preparazione. Allora, io vorrei rispondere in un modo più ampio, cioè non limitandomi sulla questione degli angeli, ma sulla questione dell'interesse di temi teologici per la fede, cioè no, non, appunto non per la fede, per la filosofia, no? L'interesse di temi teologici per la filosofia. Secondo me è proprio uno degli aspetti che rende il Medioevo interessante, cioè i pensatori medievali, che loro facevano la filosofia nell'orizzonte di problemi teologici. Questo mi pare che sia interessante a prescindere dalla fede, perché se pensiamo ai temi che sono stati sviluppati da pensatori cristiani, cioè medievali cristiani, che poi però sono entrati nel patrimonio del vostro sapere filosofico, sono tanti. Una cosa che mi colpisce sempre è lo stesso concetto di concetto, no? È una metafora, ma viene dalle teorie trinitarie come la parola, cioè la seconda persona della Trinità, è concepita dalla conoscenza del Padre. Quindi concetto da un contesto, diciamo, biologico, diventa una nozione gnoseologica. Oppure il concetto di persona, il valore dell'individuo, anche i diritti dell'uomo, cioè Occam ha contribuito tantissimo sui diritti dell'uomo, pochi lo sanno. E addirittura il problema della libera scelta, no? Che mi colpisce che in Aristotele si trova la parola libertà, ma in Aristotele ha sempre un valore, cioè un significato politico. Libertà vuol dire che non si è schiavi. La libertà per noi oggi è quasi sinonimo di libera volontà, almeno quando ci muoviamo nel contesto psicologico. E quindi cosa succede? Succede in mezzo che i pensatori cristiani, per motivi teologici, erano interessati alla libertà più che altri cristiani, e lo stesso tra l'altro musulmani, cioè il fatto che, ad esempio, Dio crea non perché è obbligato, al contrario del neoplatonismo, ad esempio, no? Ma Dio crea liberamente. Quindi, cioè, il contesto, cioè le domande, i problemi teologici che gli autori non si sono scelti, ma che sono dati dalla fede, cioè per cristiani,
cioè alcune tesi per i musulmani e altri, ma comunque li hanno spinti a pensare, direi, erano obbligati a pensare profondamente a certe questioni. Ad esempio, faccio due altri esempi su questo. Uno è un tema che è stato studiato molto dal professore Aliné, cioè se i beati nel cielo che vedono Dio, quindi se delle persone che vedono un oggetto perfetto, perfettamente buono, perfettamente desiderabile, rimangono liberi di non desiderare questo oggetto, no? Quindi, domanda teologica, i beati nel cielo, ma un interesse filosofico, cioè c'è la libertà rispetto ad un bene assoluto? Un altro esempio molto bello è quello di Al-Ghazali, che deve dare spazio ai miracoli, perché nel Corano parla molto di miracoli, no? E quindi per spiegare la possibilità del miracolo fa una critica della nozione di causalità che è a niente di inferiore rispetto a quella di David Hume. Cioè, Ghazali fa delle considerazioni filosofiche per criticare una certa concezione della causalità. Quindi fare la filosofia con dei problemi che possono derivare da un contesto teologico, secondo me, innanzitutto è il segno di una grande apertura mentale, no? E che di fatto poi può spingere le persone a pensare in delle direzioni che altrimenti non sarebbero stati spinti di farlo. Ecco, quindi si capisce anche con questo, con gli angeli, quindi è uno di questi casi, no, della questione più ampia. Bene, grazie ancora, professor Hoffman. Ricordo che se ci sono domande dal pubblico o per alzata di mano, o per chat si possono proporre. Io vorrei inserirmi in questo confronto, anche se il mio ruolo sarebbe solo quello di governarlo, come dire, semplicemente perché sentendo parlare Tobias, è proprio il discorso su Enrico di Gandhi, sul primato della volontà, la metafora del servitore, insomma, tutti quei temi così interessanti, Enrico. Ecco, volevo sapere che cosa pensavi tu riguardo al fondamento, alla possibilità per cui la volontà può compiere il male, perché in effetti, come dicevi tu, è un grosso problema, perché la volontà è buona per natura, una tendenza naturale al bene, e dunque perché. Ecco, la spiegazione che in realtà accomuna in qualche modo Tommaso d'Aquino, Bonaventura, Enrico di Gand, spiegazione. Una delle spiegazioni, uno degli argomenti che vengono proposti, magari non sempre in modo centrale, deriva da Civitate Dei di Agostino ed è la creazione dal nulla. Cioè, la volontà, Enrico di Gand lo dice abbastanza in modo esplicito nella questione 16 del primo Quod Liber, la volontà per sua natura è libera di scegliere il bene, ma proprio perché è creata ex nihilo, può, come dice Enrico, può cadere nel nulla fisico della morte, nel nulla morale del peccato. No? Ecco, questa spiegazione viene poi criticata da Pietro Giovanni Olivi inizialmente, soprattutto da Don Scotto, che invece esclude con un argomento che forse non è perfettamente centrato, dicendo però dal nulla sono creati tutti gli enti, ma soltanto la volontà può peccare, dunque non è quello il motivo. Ecco, su questo tema, che cosa, se sei d'accordo con questa ricostruzione o la vedi in modo diverso? Se dicessi di sì, avrei già finito la Però devi dire di domanda. no. No, comunque, sì, gli autori medievali discutono molto questo capitolo del Civitate Dei, no? Dell'origine del male, come, quindi, come una volontà buona può fare un atto,
cattivo. Sì, adesso, cioè poi appunto Agostino che dice, vabbè, sì, lo può fare perché è creato del nulla, ma la critica più interessante, trovo, non è tanto una critica ad Agostino, ma quello che alcuni autori fanno di questa osservazione di Agostino. Cioè, alcuni dicono che così si spiega la scelta del male, però invece così non si spiega affatto la scelta del male, perché se ci sono due persone, infatti Agostino fa questo esperimento di pensiero, due uomini che sono uguali come costituzione mentale, cioè psicologica e anche corporale, vedono ambedue la stessa bella donna e uno rimane casto, l'altro invece comincia a desiderarla in modo immorale. Ok. E quindi. Cioè il fatto che la volontà è creata dal nulla non spiega perché uno sceglie in un modo e l'altro sceglie in un altro. Quindi io trovo molto interessante, magari la mia risposta adesso va oltre esattamente la domanda, ma io trovo molto interessante che Agostino alla fine non ha dato una spiegazione di come è possibile che uno pecca e l'altro non pecca. Ma lui, secondo la mia lettura di Agostino, consolidata anche da altri autori, Agostino dice che proprio non c'è la spiegazione. Cioè, lui dice che usa il concetto di causa deficiens, non c'è una causa efficiente, c'è una causa deficiens, che non è una causa efficiente che poi non agisce come deve, ma è proprio come capisco. Agostino, non c'è una causa, cioè non c'è una spiegazione. E secondo me questo è molto interessante, se si guardano, cioè come filosofi, non tanto come teologi, ma se si guarda il caso della scelta libera, dove due persone fanno nelle stesse condizioni le scelte opposte, il fatto che non è del tutto spiegabile, cioè è già come dire, è già una risposta filosofica di dire ok, c'è qualcosa che scappa alla nostra intelligibilità, proprio per il fatto che l'intelligibilità è quello che ha una causa che in qualche modo è rintracciabile, mentre lì la causa in qualche modo, cioè, sì, è causato dalla persona, ma come? Come mai? Cioè, non c'è una causa ultima. Perché uno va contro il suo bene? Cioè, non c'è una spiegazione ultima. Sì, sono d'accordo con te su questo. E fra cui Agostino insiste molto, soprattutto nella libertà d'arbitrio, nel libero arbitrio, sul fatto che la volontà è una causa prima e che quindi non può essere una causa Ecco. semplice. Ecco, Infatti, ma se è causa prima non c'è spiegazione, non c'è cioè si può spiegazione. sempre dire che c'è un motivo, ma non c'è una ulteriore spiegazione, come anche Dio è causa prima che crea il mondo e c'è, come dire, c'è un motivo, crea il mondo ultimamente per la sua gloria e per partecipare alla sua bontà, ma avrebbe potuto non creare il mondo. E quindi anche questo motivo non spiega perché l'ha fatto piuttosto che non l'ha fatto. Quindi non c'è una spiegazione contrastiva perché una persona agisce questo piuttosto che l'opposto. Sì, infatti bisogna distinguere probabilmente fra il motivo e la causa, cioè i motivi ci sono, ma non sono cause dell'agire. Questo è vero soprattutto in Anselmo, nel De Casu Diaboli. Ecco, secondo me la creazione ex nihilo dà la condizione di possibilità perché la volontà possa volgersi al male, ma non dà una spiegazione naturalmente, se no tutte si rivolgerebbero. Quindi, ecco, è arrivata una domanda della dottoressa Marcella Serafini, che saluto. La domanda è questa: vorrei chiedere al professor Hoffman qual è il ruolo di Don Scotto in questo dibattito fra intellettualisti e volontaristi, se offre una sorta di punto di incontro fra posizioni estreme. Se vuoi rispondere. Ok, allora se Scotto, beh, allora, secondo me Scotto rende il volontarismo ancora più estremo,
che lo faceva Enrico. Con questo non sto dicendo che Scotto non offre elementi che magari possono contribuire alla soluzione del problema della libera scelta, perché Scotto è un genio che fa dei contributi proprio anche originali anche all'interno della logica del libero arbitrio. Però perché dicevo che Scotto in un certo senso è un volontarista ancora più estremo? Perché una cosa molto bella, ma cioè, assolutamente non originale nel mio libro, perché anche il professore Linnei l'ha osservato più volte nelle sue pubblicazioni, ed altre persone come Jörn Müller-Würzburg ed altri, che in realtà Enrico e Tommaso hanno un fondamento assai largo di idee condivise, anche sulla libertà, cioè o sulla libertà o sulla volontà. Ad esempio, una cosa in cui sono assolutamente d'accordo è che il beato, quindi la persona che vede Dio, quindi che vede un oggetto perfetto, perfettamente buono, perfettamente desiderabile, ambedue, Tommaso e Enrico, dicono che questa persona inevitabilmente, necessariamente ama Dio. No? E Scotto dice no, anche nell'avviso, anche di fronte al bene assoluto, se non sei Dio, tu non ami questo bene necessariamente. Solo Dio, perché ha una volontà infinita, ma una volontà finita, creata, non ama necessariamente neanche il bene assoluto perfettamente conosciuto. In quel senso dico che è solo un esempio in cui va oltre a un volontarismo più estremo, però secondo me fa anche, cioè, lì magari ci possono essere molti, molti punti da dire, ma dico solo un altro elemento che secondo me è un'osservazione molto acuta che potrebbe, come dire, spingere gli intellettualisti a chiarire la loro idea, cioè quando discute la logica dell'atto libero, dice che se veramente si agisce in modo libero, ad un certo punto ci deve essere un elemento ex novo, cioè un elemento che non è spiegabile con delle antecedenti, perché se no ci prendiamo in giro, se no non, cioè adesso lo dico in modo molto semplificato, sarebbe analizzare bene il testo che ha anche un linguaggio molto complicato che adesso non sarei in grado di presentare in modo intelligibile velocemente, però comunque questa osservazione che in qualche modo ci deve essere qualcosa non rintracciabile agli antecedenti se veramente vogliamo dire che è un atto libero, almeno libero di scelta. Secondo me gli intellettualisti devono fare i conti con una tale affermazione se vogliono salvare veramente la scelta, cioè libera, che non è predeterminata. Grazie Tobias. A questo punto credo che sia il tempo per un secondo giro di domande da parte dei nostri relatori, per cui ridarei la parola a Marina Fedeli. Grazie, io ne approfitto volentieri. Un altro dei meriti di questo volume sicuramente è quello di analizzare anche autori poco conosciuti, come ad esempio Giovanni di Pugli, che io ammetto che non conoscevo fino a quando non ne abbiamo parlato a Macerata. Però è un autore, secondo me, veramente interessante. Ed è interessante il punto in cui afferma appunto che la causa della malvagità o della bontà di un'azione sta nella negligenza o nella diligenza, cioè nel non considerare attentamente o nel considerare attentamente l'oggetto desiderabile e le conseguenze che possono derivarne poi da una scelta. Ecco, il punto però che più mi ha colpito è quando dice che la negligenza non ha una causa per sé, ma dice potrebbero essercene infinite, come ad esempio il non voler fare lo sforzo di pensare attentamente.
Secondo me, quando Pugli dice questo, sembra proprio particolarmente realista, perché anche noi a volte abbiamo un po' la sensazione di aver compiuto delle scelte con una certa dose di inconsapevolezza, no? Però il punto è che mentre leggevo questa parte, emerge con forza una certa difficoltà da parte di Pugli proprio nello spiegare il problema dell'origine del male. Cioè, quali sono quindi le difficoltà a cui va incontro il pensiero di Pugli? Allora, sì, per me, allora, prima una parola su Pugli e poi la risposta più specifica alla domanda. Giovanni di Pugli è un contemporaneo di Duns Scoto, anche per questo molto interessante, uno che quindi conosce Scoto, anche a volte attacca Scoto, almeno nei suoi scritti, anche se, come si dice, il bersaglio preferito di Giovanni di Pugli è Enrico di Gand, già morto da 15 anni, ma ancora estremamente influente all'epoca. Giovanni di Pugli è un discepolo di Goffredo di Fontaine, che magari a tanti è poco noto, ma ai medievisti è ben noto, è uno dei più grandi della fine 200, inizio 300. Goffredo di Fontaine è un intellettualista radicale, si può dire, cioè radicale nel senso di coerente, cioè è proprio molto fedele al fatto di dire non c'è nulla nel volere che non è tale quale dettato dalla ragione, come da volere, come volendum. Allora, Giovanni di Pugli, discepolo di Goffredo, dice tra l'altro a un certo punto che non vuole aggiungere nulla a Goffredo, che è d'accordo con tutto, lo dice quando Goffredo fosse già morto, per cui non pare che sia per adulazione. Quindi è interessante in quanto un rappresentante di un'opinione di minorità, minority view, no? Perché lui stesso dice che all'epoca quasi nessuno era intellettualista come lui. Allora, come contribuisce alla questione del problema del male? Lui dice che l'origine del male è, come tu hai anche detto, è la negligenza, no? Cioè, lui parte proprio dall'esempio che abbiamo discusso prima di Agostino, due uomini uguali da tutti i punti di vista, vedono la stessa donna, uno sceglie in un modo, l'altro sceglie in un modo opposto. Come mai? Allora, dice Giovanni di Pugli, uno è stato diligente a considerare molto bene la questione e quindi ha concluso che deve rimanere casto, non solo negli atti ma anche nei pensieri, no? L'altro invece è stato negligente. Allora uno chiede, ok, ma se tutto agire nostro deve avere una causa nella nostra conoscenza, da dove viene questa negligenza? E lì lui dice, beh, non, come hai detto anche tu, non ha una causa, almeno non una causa per sé. Cioè, cosa è una causa per sé? Una causa propria. Una causa propria è quando, come dire, quando un effetto viene in quanto regolarmente derivato da una causa o in quanto inteso da una persona, se è un contesto psicologico. Cioè, una causa per sé è che io, come dire, io, se... Adesso non so se mi vengono in mente tutte le parole anche in italiano, ma faccio l'esempio di una causa per accidente invece, cioè una causa non per sé e se una cosa succede per caso. Cioè l'esempio di Boezio che si trova per caso, o in realtà di Aristotele, si per caso si trova un tesoro. Quindi, cosa è la causa della negligenza? Oppure, cosa è la causa quindi della negligenza e quindi dell'atto cattivo di uno dei due uomini? Cioè la causa, lì dice, non ha una causa per sé, non ha una causa propria, perché nessuno decide di essere negligente, ma dice che ha mille cause
per accidents, e ne dice solo due possibilità. Uno, magari la pigrizia, cioè non aveva voglia di considerare bene la questione. O magari la presunzione, lui pensa che è in controllo dei suoi pensieri, che non ha, cioè che sa meglio, che non deve mettere in dubbio le sue stesse convinzioni. Ma in realtà, quindi, se non c'è una causa per sé della negligenza, e quindi di quello che rende cattivo una persona, vuol dire che quella cosa succede per caso, no? Perché proprio, almeno sembrerebbe, cioè non so come Pugli possa avvalersi da questa implicazione. Quindi per me, che contributo dà nella soluzione? Cioè, secondo me, il suo contributo consiste nel non dare una soluzione al problema dell'origine del male, ma a farci vedere che, come dire, anche una ipotesi molto interessante, quella della negligenza, della diligenza, in realtà non so la questione. Bene, grazie. Peraltro, Prego. no, io volevo solo dire in genere che nessuno si faccia dei problemi a fare delle domande, perché di solito le cosiddette domande stupide sono le più difficili e più interessanti. Quindi nessuno si senta intimidito. Se fossi intimidito non dovrei neanche comparire perché, insomma, perché anche l'italiano non è la mia lingua. Sì, in effetti sei coraggioso a tenere questa discussione. Anche innanzitutto con il professore Linei, cioè No, anche. no, anche in una lingua diversa dalla tua, anche se la conosci benissimo. Va bene. E c'è comunque, appunto, quindi se qualcuno ha domande, come ha già detto il professor Hoffman, non si arresti a porle. Comunque diamo la parola di nuovo a Emanuele Sorricchetti per un secondo giro di questioni. Sì, io proverò ad essere breve soprattutto per lasciare, diciamo, più spazio al dibattito. Il tema, o meglio, il testo del professor Hoffman è attraversato anche da un tema forse più collaterale, ma non per questo meno interessante, e cioè quello del rapporto tra natura o naturalità e libera volontà. Già prima il professore appunto citava, diciamo, l'importanza del ruolo del desiderio, delle inclinazioni, degli impulsi. Ecco, rispetto a questo tema, che il professore sa benissimo interessare anche me e attraversare in qualche modo anche i miei studi, volevo chiedere quali sono state le sue maggiori scoperte, insomma, le scoperte maggiori in cui si è imbattuto nei suoi studi e poi nella redazione del volume, di questo, diciamo, rivolo un po' secondario della trattazione, e quali soluzioni, diciamo, gli sono sembrate più, diciamo, più interessanti anche all'interno dell'orizzonte angelologico nel quale ci muoviamo. Ok, grazie. Beh, è una domanda molto bella in quanto molto, molto aperta. Allora, dico alcune scoperte, ma proprio scoperte per me, perché magari alcune di queste cose sono ben conosciute, ma quando si studia per bene un tema, si fanno scoperte in cui uno, dove c'è un sussulto, no? Dove si dice, ah, non sapevo, che bello. Allora, una scoperta per me fatta abbastanza all'inizio è che, cioè, io la questione della libertà tante volte l'avevo letta sempre a cominciare con Tommaso, cioè semplicemente il mio percorso era, i primi testi storicamente che ho letto erano di Tommaso piuttosto che, non lo so, di Bonaventura, Alberto Magno, Summa Salesiana e così via, andando indietro. Una osservazione molto bella è di vedere che sì, Tommaso è estremamente originale, ma non esattamente nel modo in cui magari lo pensavo, perché lui tante volte è nuovo nell'approccio di un problema, ma prende tantissime idee dal suo contesto, tanto che, per
potevo quasi trovare quasi ogni elemento della sua spiegazione del perché siamo liberi, quindi perché c'è il libero arbitrio, potevo trovare questi elementi come quasi un, come si può dire, come dei, no, c'è il gioco di Lego, no? Con i vari cose che si fanno a casa, cioè degli elementi che un elemento trovavo abbastanza presto, diciamo, nella Somma Alesiana, poi Alberto ne aggiunge qualcosa, poi Bonaventura aggiunge qualcos'altro, poi Tommaso aggiunge ancora qualcosa, pur dando una nuova spinta, perché lo mette tutto, cioè la sua originalità in quel caso consiste nel formulare tutto da un punto di vista più aristotelico che altri, cioè più dal punto di vista della teoria dell'azione. Un'altra sorpresa per me è stata quante condanne ecclesiastiche ci sono state. E io, francamente, cioè, c'è un pregiudizio sul Medioevo in cui ci sono tante condanne ecclesiastiche, e la mia posizione era piuttosto, ma chissà se non è un'invenzione un po' del Rinascimento. E lì invece ero sorpreso quante condanne ci sono state davvero, cioè alcune famosissime, quella del 1277, no? di 219 proposizioni di Boezio, di Dacia, o di Sigeri di Brabante e di altri, ma anche tante altre condanne, ad esempio anche all'interno degli ordini religiosi. Si sanno queste cose, però io, per me è stato, mi ha colpito, cioè che mi sono detto quasi l'unica persona che si salva da tutte queste condanne è quello che magari di cui meno si sarebbe aspettati, Don Scotto, perché se no quasi qualsiasi persona ad un certo punto magari prima ha collaborato a una condanna o una ricerca, non so, una commissione per capire l'ortodossia di una certa persona, e poi magari anni dopo è stato condannato lui, cioè Enrico di Gand è stato condannato ad un certo punto, almeno sotto, come magari non formalmente condannato, ma messo sotto pressione dalle autorità ecclesiastiche. Tommaso, beh, è un caso molto famoso, Pietro Levi, ma comunque questo, cioè, mi colpisce perché alla stessa volta c'è una cultura di libertà accademica all'interno dell'università, che fanno ad esempio una cosa che oggi avremo paura di fare, cioè di mettersi, di confrontarci tutti i professori con una sessione del Quarterly Bit, in cui ognuno presente può fare una domanda su qualsiasi tema e si ha solo magari una mezza giornata o un giorno per prepararsi alle risposte. Quindi c'è una libertà accademica all'università, poi comunque una cultura anche di sospetto. Adesso non voglio dirlo in termini, come dire, non voglio dirlo in termini che sia un problema di per sé della Chiesa, ma perché anche oggi noi abbiamo certe cose che sono considerate ammissibili, altri pensieri che magari non sono, cioè, che non sono politicamente corretti. Quindi c'è sempre una possibilità di paura, no? Di un vero dialogo aperto, no, libero. Molte altre scoperte, ma adesso questo lì potrei andare, cioè dico magari solo un'altra cosa che potrebbe essere anche una pista di ricerca. Mi ha colpito che, cioè, trovo molto interessante cosa succede nell'ambito dei domenicani dopo la morte di Tommaso nel 1274 e prima della sua canonizzazione, quasi 50 anni dopo, 1323, che appunto tanti domenicani all'inizio seguivano Enrico di Gand e non Tommaso. Mentre per noi sembrerebbe evidente che Tommaso, non lo so, è più accessibile, più interessante, e innanzitutto più domenicano di Enrico di Gand. Ma, e non solo, e altri, ad esempio, cioè ancora più sorprendente era che Hervéus Natalis, no? È quello che ha fatto, è stato
la torre principale della commissione della condanna di Durando di San Pociano. Quindi lui aveva un tale, il grande difensore del tomismo dell'inizio 300. Beh, sulla libertà lui non segue Tommaso, segue Goffredo di Fontaine. C'è una ragione, lui è stato discepolo di Goffredo di Fontaine, però comunque fa impressione. Cioè, facilmente si potrebbe anche non accorgersene, però quindi dobbiamo, secondo me, riscrivere un po', cioè, intanto quello rimarrà vero sempre, cioè la filosofia, la storia della filosofia, siamo lontani a avere una visione giusta perché abbiamo dipeso troppo dalle edizioni esistenti, no? Abbiamo trascurato troppo i testi inediti, sì, cioè anche prima di Tommaso, anche dopo Tommaso, e ci sono tantissime scoperte da fare. Grazie, molto interessante queste cose che hai detto, in particolare il rapporto fra Tommaso e l'ambiente domenicano nei primi decenni, che in effetti è un rapporto molto, molto labile, nel senso che i domenicani, appunto, Durando di San Porziano, la pensano un po' come vogliono, e addirittura, cosa che avevo studiato nella letteratura dei correttori, quando i domenicani prendono le difese di Tommaso contro i francescani, contro le critiche dei francescani, lo interpretano poi ognuno a modo suo, per cui difendono Tommaso, ma gli fanno dire cose molto diverse. E in ambiente inglese addirittura, cioè, si arriva a sostenere, in base alla libertà, appunto, al potere sull'esercizio dell'atto della volontà, difesa da Tommaso, per tornare al tema del beato in patria, che anche il beato che vede Dio, la sua volontà può comandare all'intelletto di pensare ad altro. E quindi non c'è quella naturalità della beatitudine che, insomma, è fortemente presente in Tommaso, no? Il paradosso è che questo domenicano assume una posizione che praticamente è quella che scandalizza tutto l'ambiente francescano, che è quella di Scoto, che non viene seguito da molti dei francescani stessi, no? E quindi poi si innesta un dibattito fra i domenicani proprio su questo tema, insomma, dove la risposta poi è semplicemente che non è possibile questo argomento, perché chi vede Dio, qualunque altra cosa pensi, la vede in modo più imminente in Dio che nella cosa stessa. E quindi non può che pensare l'essenza stessa. Ecco, questo per dire la complessità. Ti leggo comunque, Tobias, una domanda che è arrivata da Sergio Silveri, che è un mio studente della specialistica del corso sulla libertà, che ti ringrazia. E la domanda è questa: mi piacerebbe chiedere, l'idea che noi oggi abbiamo del male, e il termine che usiamo per esprimerla, appunto male, è traducibile con peccato, nonostante molti credano che male sia una parola secolarizzata? Interessante la domanda, ci devo pensare anche perché, Infatti. no, ovviamente, ma adesso magari la mia risposta sarà incompleta di sicuro, magari anche perché forse la domanda è più ricca di quello che riesco a cogliere al momento, per cui se magari ci può essere una follow-up question, no? Cioè, può rispondere, chiarificare la domanda di più dopo, magari, se c'è tempo. Ma una cosa che i medievali avevano ben chiaro è che c'è il male fisico e c'è il male morale. Ecco, il male fisico che pensavano che era inevitabile, cioè che ci siano, non lo so, dei terremoti o delle inondazioni. È vero che Dio con la potenza assoluta potrebbe, cioè, evitarli tutti, no? Per cui non sono del tutto lasciati al caso, secondo loro, perché si può anche pregare contro queste, non lo so, tempeste troppo che distruggono la raccolta, queste cose lì. Però il male fisico è come un effetto collaterale delle cose buone, cioè è già nelle cose più di base della
generazione della corruzione, cioè che il fuoco corrompe l'acqua, no? O viceversa, l'acqua in quantità sufficiente corrompe il fuoco, quindi c'è, come dire, c'è la corruzione, per cui poi, senso più largo, c'è il male fisico. Il male morale, lì per i medievali non c'era differenza fra male morale e peccato, se non sbaglio, ma sarei contento di essere corretto. Cioè, cosa, sì, è vero che la parola peccato, peccatum, come lo usano, ne sono coscienti, è una nozione teologica, perché il peccatum è una cosa che dicono che va contro la legge di Dio, cioè la legge morale di Dio. Però il peccato ha come origine sempre una volontà, e se anche si avesse un concetto secolarizzato di peccato, cioè che non fa più riferimento a Dio, alla legge di Dio, bisogna comunque tenere in conto il nesso che ha questo peccato o questo male morale con la libertà, cioè con la volontà libera che potrebbe fare altrimenti. Ma è molto interessante, io sicuramente non ho esaurito, la ricchezza della domanda. Grazie per la risposta. In effetti è una domanda abbastanza complessa, ma molto di più di quello che può sembrare, in effetti. Quindi anche io avrei difficoltà ad aggiungere qualcosa a quello che hai detto tu. E, a questo punto, non sono domande dal pubblico. Ah, c'era una domanda di Maria Elena Eh sì, Foglia. è arrivato in questo momento. Appena ho detto non c'è domanda, si è Sì. materializzata. Allora, come facciamo, Emanuele, ad aprire il microfono? In teoria è già Credo che aperto. sia. È Sì, aperto. infatti, Ah, ecco. ecco. Sì, ho Siete tutti preferito più non esperti di scrivere. me di queste parole. Ho preferito non scrivere perché no, penso che mi No, va venga benissimo. meglio. Allora, innanzitutto saluto il professore, saluto tutti, il professor Hoffman, lo ringrazio molto per questo incontro molto interessante e approfitto in realtà per fare una domanda che forse esula leggermente dall'argomento centrale della conferenza, ma diciamo abbraccia i miei interessi personali, soprattutto in questo periodo in cui sto appunto scrivendo la tesi su questi argomenti. E molte volte quando mi trovo appunto a dover cercare di conciliare alcune visioni un po' particolari, diciamo appunto un po' controverse, in particolare riguardo alle questioni della volontà, non riesco mai a trovare una risposta che mi soddisfa, quindi approfitto e chiedo in che modo, in particolare in Scoto, si riesca a conciliare questa appunto idea di volontà libera, che in realtà si fonda proprio sullo stesso concetto appunto di volontà libera di Dio, con la prescienza divina, cioè in quale maniera l'uomo è effettivamente libero se Dio stesso nel momento in cui ha ordinato in qualche modo appunto l'ordine del mondo in cui ci troviamo, può essere effettivamente libera questa volontà se già in qualche modo è stata precedentemente conosciuta e se appunto questa conoscenza di Dio possa in qualche modo essere anche vincolante rispetto all'azione dell'uomo, appunto all'azione stessa dell'uomo. Una domanda impegnativa, ma non mi tiro indietro e magari il professore Linnea potrà aggiungere anche qualcosa. Allora,
io prima di dire come ascolto, cosa ascolta che, ha da dire sulla volontà libera e la presenza divina, faccio una risposta a una domanda leggermente più ampia, cioè come Scotto spiega che Dio prevede le cose contingenti, perché l'atto libero è una delle cose contingenti, no? Allora, lì Scotto abbandona il modello boeziano in cui praticamente Dio è semplicemente l'osservatore dal punto di vista dell'eternità, che vede tutte le cose e che le vede, che per quelle cose che per noi sono, hanno passato, presente e futuro, per Dio sono tutti presenti, per cui risolve il problema così, no? In un modo sicuramente intelligente, però Scotto abbandona questo paradigma che si trova ancora in Tommaso e dice che Dio prevede le cose future, cioè le cose contingenti future, le cose, perché dico contingenti? Perché le cose necessarie non c'è una grande difficoltà, anche io prevedo che domani si alzerà il sole e che, non lo so, fra 2 settimane ci sarà, o fra pochi giorni ci sarà la luna piena, che ne so, no? Ma si, cioè, come Dio invece prevede le cose non necessarie, quindi le cose contingenti, e lì Scotto a questa idea, e credo che dipenderà Enrico, e questo ce lo dirà il professore Ney forse, Scotto a questa idea che Dio, cioè tutte le cose contingenti sono in fin dei conti un effetto di Dio, quindi fatti da Dio, per cui Dio, l'intelletto di Dio guarda la sua volontà. Okay. Che fa ridere dirlo in questo modo, che... però insomma, cioè Dio è cosciente, sa quello che vuole, quindi sa quello che vuole che sia il caso ad un certo punto. La grande domanda è ovviamente quella che se Dio non solo prevede, ma se Dio prevede proprio perché predetermina, no? Cioè Dio prevede perché predetermina anche le cose contingenti, ma se è così, come rimaniamo liberi? Un mio amico, Joachim Söder, ha scritto un libro su questo argomento, sull'argomento della prevedenza divina delle contingenze, e proprio questa domanda non ha trovato risposta. E io temo che magari Scotto non ha risposta. È tanto più sorprendente che Scotto è il grande champion, cioè il grande difensore della libertà, no? Pare di non avere niente da dire sulla libertà rispetto alla predeterminazione divina. La cosa si complica ancora di più, ma bisogna, credo, tenere in presente anche questo aspetto con la predeterminazione, no? C'è questa idea agostiniana in cui effettivamente, cioè perché Pietro va in cielo e Giuda va in inferno? Perché Dio predetermina, almeno magari non predetermina Giuda per l'inferno, ma predetermina Pietro per il cielo, per cui gli dà tutte le grazie necessarie. Per me questi, come dire, questi problemi della libertà in contesto, come dire, non solo teologico, ma questa volta nel contesto di un possibile determinismo teologico, cioè che Dio proprio fa. Cioè questo per me è uno dei temi più difficili. Infatti se avrò l'energia vorrei affrontarlo in un libro, però... Dico se ho l'energia perché prenderebbe un'energia matta. sì. Quindi mi dispiace di non avere una risposta soddisfacente, che magari, però se magari qualcuno che ha studiato meglio questo argomento può aggiungere qualcosa. Ma io posso aggiungere qualcosa, ma non ho studiato meglio l'argomento. Ci ho provato, ma appunto è un argomento complicatissimo. In realtà è complicato già nella visione boeziana, perché come alcuni notano,
funziona con l'idea della torre, la metafora spaziale del tempo, però se si connette l'onniscienza divina, che di per sé appunto non predetermina, con l'onnipotenza divina, per cui tutto ciò che Dio sa poi lo fa, diventa un problema anche nel modello di Tommaso. In quello di Scoto, la prescienza, così come la predeterminazione, diventano ancora più complesse, e in effetti per quel che ho cercato di capire, non credo che Scoto riesca a dare una soluzione convincente, probabilmente per questo fatto, siccome Scoto dà così tanta importanza alla libertà della volontà umana, lo fa a modello di una volontà divina che è ancora più fortemente libera. Allora in questo momento della prescienza si ha, come dire, un contatto fra le due volontà, così come riguardo alla salvezza e all'accettazione divina. E in questo caso la mia impressione, però appunto sarebbe da studiare molto più in dettaglio, che la volontà divina, che è infinita, ha una potenza tale che in qualche modo brucia, se posso usare questo termine, la volontà umana, di cui alla quale rimane in effetti una libertà molto ridotta, insomma, cioè in qualche misura la mia impressione è che lo spazio effettivamente della contingenza, tanto difesa altrove da Scoto, in questo contrasto in realtà si riduca moltissimo, si annulli, insomma. Però questo è, ripeto, è un'impressione, ho cercato di studiare questi temi, ma appunto ci vorrebbe molta pazienza, insomma, soprattutto in Scoto. E c'è una domanda della professoressa Zavattero, Irene Zavattero, che ti ringrazia per l'intervento, per la presentazione, e ha una curiosità che ti leggo. Una curiosità circa la volontà degli angeli. In esse medievali prevedono una volontà naturale distinta dalla volontà di scelta. Ok, la volontà naturale, che sarebbe questo concetto di Giovanni Damasceno, che si può tradurre praticamente in una inclinazione naturale, tendenza naturale, sì, al bene. Invece la volontà di scelta, che sarebbe appunto quella della inclinazione naturale. Io, cioè, questa distinzione del Damasceno non l'ho vista discussa nei testi sul peccato degli angeli, cioè, diciamo, a partire, cioè, io non mi ricordo di averlo visto a partire degli anni 1220, cioè, è una distinzione che un po', almeno in questi termini, con questo linguaggio, volontà naturale, volontà di scelta, va un po' fuori moda, mi pare. È usata solo poi nel contesto della volontà di Gesù, che aveva la volontà naturale di non patire cioè la sua passione, e aveva la volontà di scelta di invece fare la volontà del Padre. Ma quindi, però, quindi questi termini non li ho visti rispetto alla questione la questione degli angeli, però l'essenza, cioè il fatto che gli angeli, anche cattivi, abbiano una inclinazione naturale al bene, questo è abbastanza cioè condivisa, cioè mi sa di da tutti, condivisa da tutti, ma è anche a volte evocata esplicitamente. Cioè vuol dire che sì, cioè Lucifero ha la volontà di scelta cattiva, ma volontà naturale, che vuole bene, cioè che vuole la felicità, no? Questa rimane. Infatti, secondo me, è proprio quello che spiega la sua miseria, che la volontà naturale non dipende da lui, non può fare a meno di volere la felicità, come anche noi non possiamo fare a meno di volere la felicità, almeno se non siamo scottisti, no? Almeno secondo il paradigma dominante. È proprio volendo tuttora la felicità e avendo la chiara conoscenza, la chiara coscienza che non potrà mai raggiungere la felicità, proprio questo è la miseria di Lucifero.
D'accordo, grazie. Faccio un altro appello a eventuali domande o curiosità, visto che possiamo avere ancora qualche minuto. C'è forse un intervento, non capisco. Pronto? Sì, pronto? Sì, buongiorno, mi chiamo Renato Tarantola. Sì. Ringrazio l'università e ringrazio voi professori per l'esposizione che avete dato, per me è molto interessante. Prima, non ricordo se la professoressa Bedeli o il professor Sarichetti si era posta la domanda che interesse possono avere gli studenti che si iscrivono a filosofia e qui si trovano a fare dei ragionamenti di teologia. Io, prima di farvi la domanda, posso dirvi che sono uno studente, ma ho 80 anni, 8-0, per cui arrivo purtroppo adesso alla filosofia. Dico purtroppo perché mi sono accorto della crescita dell'utilità marginale del mio tempo, per cui adesso cerco di affrettare quello che non ho fatto. La mia domanda alla fine, e volevo poi articolarla, è se è considerato male astenersi. Io, come dice la mia età, ho fatto una vita, ma non su materie filosofiche, su materie economiche. Mi sono trovato migliaia di volte a dover prendere decisioni. E la prendi con la tua migliore volontà. Sicuramente tutti sappiamo, io credo, ma ho visto anche in tutti, cos'è il bene. E tu cerchi di farlo. Ma la tua decisione in materia economica, pensate oggi, si affianca a migliaia di altre decisioni che vengono prese da altri individui. E tu ti trovi, magari dopo anni, a essere stato correo di una scelta che alla fine non ha fatto il bene della comunità. Io lavoravo in una banca internazionale. E ti sembra di essere come quel, non mi ricordo, quel generale del film del Ponte sul fiume Kwai, no? Ti sembra di essere quello che ha sbagliato tutto. E allora ti viene la timidezza di decidere su ogni cosa nuova che ti viene sottoposta. Ma hai dei tempi, il mondo ti chiede dei tempi, il modo di vivere ti chiede di fornire una tua opinione, il tuo ruolo. Allora mi domando, è un male astenersi? Probabilmente sì, perché si fermerebbe tutto, ma è veramente molto difficile. Se ci si trova di fronte alla scelta come quella che veniva evocata di Sant'Agostino, delle due uomini che si trovano di fronte a una donna, lì è una scelta, diciamo, primaria, istintiva quasi. Ma se la tua scelta va a allinearsi a decine di altre scelte susseguenti e guidata magari dalle scelte precedenti che ti indicano che si va verso il bene, alla fine ti verrebbe la tentazione di astenersi. Per me è peccato, ma la domanda allora è: l'astensione, quando la ragione ti dice che non te la cavi, non riesci a capire se alla fine sarà un bene o un male. Astenersi è un peccato? Cioè non operare? Perché io Molto bella, istintivamente è direi di chiara. sì. Sì, Scusate. no, no, è chiarissima la domanda. E innanzitutto complimenti, a 80 anni vorrei anch'io avere l'apertura di avventurarmi su nuove cose, cioè dall'economia alla filosofia. Molto bella la domanda sull'astensione. Secondo me, cioè, do un esempio in cui l'astensione, secondo me è buona, è un buon esempio in cui magari sarebbe cattiva. Cioè, se mi chiedete,
cosa, in fine dei conti, dopo aver studiato decine di migliaia di pagine di testi medievali su questi argomenti, aver letto manoscritti, tutte queste cose lì, aver scritto 300 pagine abbastanza compresse su questi argomenti, cosa, quindi chi ha ragione, chi ha torto, un po' può essere deluso perché un po' mi astengo. Alla fine dico i problemi che tutte le posizioni hanno e non faccio un giudizio che chi ha vinto la gara, che non lo so, che ha vinto Scotto, ha vinto Tommaso, cioè mi astengo. Perché? Perché effettivamente cioè, i problemi da ogni lato sono così grandi. Un esempio non buono di estensione, mi viene in mente il Vangelo dei talenti, no? Chi riceve 5 talenti e dopo, appunto, da buon economista ne vengono fuori 10, chi riceve 2 poi ci saranno 4, e poi chi si astiene, no? Chi non prende posizione, perché certe volte, infatti per questo sarebbe bello incontrarla di persona e discutere della sua esperienza da economista, perché a volte, come lei sa molto meglio di me, cioè, non ci si può tirare indietro, cioè una decisione va fatta anche se non si ha la chiarezza, perché i tempi premono e si deve rischiare anche di fare quella cattiva. Quindi, cioè, l'angelo, diciamo, Michele, Lucifero, quando erano ambedue angeli buoni, se uno di loro avesse detto mi astengo, non cioè. Vuoi amare Dio? Mi astengo. Cioè, risponderò un'altra volta, no? E allora lì già c'è il peccato. Quindi in quel caso l'astensione è un tirarsi indietro cattivo. Ma in realtà non faccio altro, non do una risposta veramente a tutta la ricchezza della domanda. Dico solo che può essere bene astenersi in certi casi. In altri casi non abbiamo neanche la scelta, dobbiamo prendere posizione e cioè non prendere posizione è anche una posizione, no? Se vediamo in giustizia e tacciamo è già anche una presa di posizione, quindi non ci si può astenere. Grazie, professore. Bene, grazie Tobias, a questo punto. Mi sembra che non ci siano altre domande, peraltro sono quasi 2 ore che sei sotto torchio. Quindi sarai anche provato. Quindi penso se non c'è qualche ripensamento in extremis, di alzata di mano di chat, che possiamo avviarci alla conclusione dell'incontro, ringraziando ancora il professor Hoffman per la sua disponibilità, per la sua chiarezza espositiva e la profondità delle sue conoscenze sul tema. E quindi concluderei augurandomi e augurandoci di poterci incontrare di persona, magari appunto di nuovo a Macerata da qualche parte per poter riprendere tanti discorsi che insomma sono sempre da approfondire e da ampliare. Insomma. Va bene. Ringrazio anch'io di cuore a te Guido, Marina, Emanuela, a tutti i presenti alle ottime domande ricevute. È veramente stato un momento molto bello per me. Anche Anche per per noi. noi, certo, soprattutto per noi. Benissimo, ti ringraziamo ancora. Allora, Grazie. arrivederci Arrivederci. presto. Grazie. Grazie. E arrivederci a tutti e Arrivederci. grazie per la partecipazione. Arrivederci.